Ciao a tutti, benvenuti sulla Biblioteca nel Bosco, io sono Letizia ed oggi voglio mostrarvi tutti i libri che ho acquistato con gli sconti Einaudi. So che anche il video precedente a questo era un video haul, però che ci volete fare? Con gli sconti non ho saputo resistere. Allora, direi che partiamo subito con due mattoni, ma letteralmente due mattoni, parliamo di due libricini da 1200 pagine l'uno, questi li rimetto qua e tra poco capirete perché li ho divisi in due sezioni diverse. Allora, il primo è Il Conte di Montecristo, che è un classico di Alexandre Dumas, che appunto io avevo intenzione di leggere già da un po', soprattutto perché è un libro molto molto apprezzato. Nonostante la mole, io difficilmente sento pareri negativi riguardo a questa storia. Praticamente è una storia di vendetta, è la storia di un uomo che sembra avere tutto dalla vita, ma che viene tradito da delle persone appunto gelose di questa sua fortuna e che quindi lo costringeranno a essere imprigionato per 14 anni. Nel momento in cui riuscirà ad uscire da questa prigione, lui cercherà di vendicarsi nei confronti di queste persone. Quindi è un classicone, ne avevo anche parlato in un video tag, adesso non mi ricordo bene in che video l'avevo citato, comunque eventualmente vi lascio qui appunto nelle il link al video, e questo costava 16 euro, quindi neanche tanto considerando appunto la mole. Ripeto, qua siamo intorno alle 1200 pagine senza considerare le note. Quindi auguri, ad ogni modo era un classico che volevo recuperare e quindi appena ho avuto modo di prenderlo con il 20% ne ho approfittato. Ovviamente essendo un classico ci sono anche altre edizioni di questo romanzo, ma io ho preferito Einaudi perché, boh, non lo so, mi piaceva questa edizione. Allo stesso modo questo costava 19 euro e appunto l'ho pagato al 20% di sconto, ho preso Infinite Jest di David Foster Wallace, che è invece un libro molto particolare. Anche qui siamo sulle 1200 pagine, con però, insomma, il tipo di scrittura è decisamente più piccolo rispetto al Conte di Montecristo, più che altro perché questo libro è pieno di note. Addirittura ci sono le note delle note, che sono scritte veramente piccolissime. Meno male che io non ho problemi a leggere da vicino, però io non so se riesco a farvi vedere, eventualmente vi metto insomma una foto o un qualcosa, se per farvi rendere l'idea di quello che è insomma questo romanzo. Allora, questo libro è praticamente una sorta di distopico in cui l'autore immagina un mondo in cui regna la dipendenza nei confronti di qualcosa, ok? E il titolo è tratto da questo film che in sostanza crea una tale dipendenza nelle persone che lo guardano che queste si lasciano letteralmente morire guardando questo film. Ora, è un libro di cui io ho sentito parlare poco, mi sembra anche logico perché, cioè, insomma, parliamone, e quelle volte che ne ho sentito parlare, insomma, non era tanto chiara la trama, cioè è un libro che a quanto pare non ti vuole portare da nessuna parte, almeno quello che ho capito io è questo. Quindi è un libro che mi ha subito incuriosito, è un libro che tu devi leggere non per rilassarti, ma devi leggere con concentrazione perché ci sono tantissimi personaggi e, ripeto, le note delle note sono sì essenziali al fine del racconto, però comunque sia rendono la lettura molto più difficoltosa perché dà una linea, ok, di racconto, passi a un'altra per spiegare questa cosa o quest'altra. Quindi ecco, è un libro molto particolare. Non parlo di più di questo libro in questo momento perché, ripeto, non ne so di più non avendolo letto, e ciò che ho sentito è spesso confuso, quindi non voglio soffermarmi oltre. Sappiate che appunto ho sicuramente intenzione di leggerlo, non so quando perché è una lettura molto molto importante e attualmente non mi sento in grado di affrontarla, però intanto ho detto va bene, col 20% lo prendo, dal momento che ci sono altre edizioni. Io questo l'avevo cercato anche su Vinted, ma questa edizione, che sembrerebbe essere
l'edizione finale e l'edizione più bella e completa e chiara anche a livello di traduzione, ecco, è difficile trovarla nell'usato. Ripeto, non è un libro che acquistano in tanti, quindi ho preferito prenderlo direttamente nuovo, almeno ero tranquilla. Poi passiamo ad altri romanzi. Allora, ho preso di Philip Roth La macchia umana. Io di Philip Roth ho il, com'è che si chiama? Il Lamento di Portnoy, non mi veniva, che è un libro che non ho ancora letto, ma che avevo preso in un ordine Vinted, l'avevo infilato insieme ad altre cose che mi interessavano. Questo costava 13,50, anche questo pagato al 20%, e di Philip Roth io volevo prendere anche Pastorale americana, però mi sono decisa a scegliere tra questo e Pastorale americana. Tra le due trame questo era quello che più mi ispirava, perciò ho detto va bene, prendo lui. In pratica è la storia di questo professore che sembrerebbe condurre una vita perfetta, ma che in realtà nasconde un segreto da tantissimi anni, e nel momento in cui si lascerà sfuggire una parolina di troppo, ecco, lì nasceranno i problemi. Ora, io non ricordo bene la trama di Pastorale americana, ricordo solo che tra le due trame mi aveva attirato di più questa, e quindi niente, ho preso lui. Poi ho preso di Paolo Cognetti Le otto montagne, questo costava 13 euro e quindi anche qua fate voi il calcolo, onestamente non ho ottenuto tutti gli scontrini. E praticamente è la storia di Pietro, del suo amico Bruno e del loro amore per la montagna. Da quel che ho capito dovrebbe essere anche una sorta di viaggio interiore e spirituale di questo ragazzo che comunque sia viene dalla città, che quindi scoprirà le bellezze della montagna. Poi un altro libro che ho preso e che ammetto non era in wishlist, però mi ha attirato lì per lì, ho letto la trama e mi ha colpita, ora vi spiego perché. Allora, sto parlando di L'invenzione di noi due di Matteo Bussola. Devo dire che innanzitutto la copertina è molto carina. Praticamente è una storia d'amore che si è andata un po' a naufragare. I nostri due protagonisti sono sposati ormai da un po' di anni e il marito si rende conto che la moglie sta un po' perdendo interesse nei suoi confronti. Tuttavia il marito, che è ancora innamorato pazzo della moglie, non accetta questa cosa, e lo comprendo anche, poverino, però per porre rimedio a tutto ciò cosa fa? Si inventa un alter ego e invia delle lettere anonime, o non anonime, scusatemi, delle lettere, insomma, firmate da questo alter ego a sua moglie. E sua moglie gli risponde. Quindi si crea questa corrispondenza segreta, che poi segreta non è perché, ripeto, è il marito, tra la moglie e quest'uomo immaginario. Quindi il marito da una parte è contento perché vede che la moglie, insomma, si riaccende un pochino, no? Perché ovviamente è uscita dalla monotonia. D'altra parte però è geloso perché si rende conto che la moglie non sia consapevole del fatto che è lui che le sta mandando queste lettere. Quindi insomma si creerà questa situazione particolare in cui il marito non riesce ad uscire da questo circolo vizioso, ecco, che si è andato a creare. Quindi è una storia che mi ha attirato subito perché io trovo che sia un problema generale di tutte le coppie fisse, poi alla fine quello che sopraggiunge quando l'abitudine e la monotonia prendono il sopravvento all'interno della vita di praticamente, penso, tutti noi. Ecco, è brutto vedere come delle persone innamorate perse a volte si perdano e si spengano per il semplice fatto che vivono la loro vita in monotonia e, insomma, non so se mi sono spiegata, ecco. E quindi niente, mi è piaciuta la trama, mi è piaciuto questo escamotage che si è inventato il marito e niente, voglio vedere come va a finire. Poi ho preso due libri di Agota Christophe, La trilogia della città di K e La vendetta. Da notare la sottiletta che è La vendetta. Allora, questi vengono 13 euro e 10 euro l'uno, ovviamente anche qua 20% di sconto, non ve lo sto neanche più a dire. Allora, la trilogia della città di K dovrebbe essere la storia di due fratelli che praticamente vanno a vivere da una nonna, ok? Siamo in periodo di guerra e
conducono un'infanzia un po' particolare, dal momento che praticamente loro, essendo sempre loro due, si creeranno delle sorte di sfide tra di loro. È un libro di cui ho sentito parlare tantissimo, di cui ho sentito parlare molto bene, quindi è stata tipo una delle primissime cose che ho preso con il 20% di Einaudi. E poi ho preso La Vendetta. La Vendetta, che invece è un libro sicuramente meno famoso di Agota Christophe, che oltretutto è cortissimo, io non me lo aspettavo così corto, non è ne... è 80 pagine, 83 pagine, ed è praticamente una raccolta di racconti, ma stiamo parlando veramente di racconti di qualche pagina, che però sembrano essere dei racconti abbastanza grotteschi e mi ha attirato subito. Vi leggo la trama, la quarta di copertina, per farvi capire. Personaggi senza identità, senza nessuna adesione al mondo in cui vivono, con la percezione distorta e allucinata che li induce a compiere gesti aberranti. Delitti poco esemplari, come quello del ragazzo che uccide i professori più amati per salvarli dalla crudeltà dei compagni. O quello della moglie che uccide il marito per farlo smettere di russare. C'è dell'altro, ma non vi leggo altro perché secondo me già questo rende bene l'idea di quello che è questo libro, cioè sembrerebbe essere veramente un racconto un po' allucinato, ecco, una serie di racconti un po' allucinati, quindi mi hanno attirato subito e niente, l'ho voluto prendere, questo forse su Vinted si trova, però io volevo questa edizione perché mi piaceva e quindi nulla. Ora passiamo a questi tre libri che io metto comunque nei libri che ho acquistato di Einaudi grazie al 20%, ma non li ho acquistati col 20%, perché sono libri che io ho trovato su Vinted, perché voi dovete sapere che io quando devo prendere un libro, prima cosa faccio? Guardo se su Vinted c'è, in modo da poterlo comprare appunto usato. Se non trovo quello che cerco, o meglio, magari trovo quello che cerco, però il libro è in condizioni pietose, oppure il prezzo, ecco, con la spesa di spedizione e la garanzia e tutto, arriva più o meno pari al nuovo, ecco, a quel punto niente, scelgo di comprarlo appunto nuovo. In questo caso questi tre libri io appunto li volevo prendere nuovi, però insomma poi sono riuscita a trovarli su Vinted a un prezzo conveniente, ora non mi ricordo a quanto li ho trovati, se li ritrovo ve li lascio qui sottoscritti, se no è uguale, tanto insomma questo è il prezzo a cui li ho trovati io, non è detto che li possiate trovare anche voi. Però ho preso Non lasciarmi di Katsuo Ishiguro, che è un libro che su Vinted si trova tantissimo, quindi questo vi consiglio di prenderlo lì. Questo costava appunto 13 euro ed è praticamente un distopico in cui il mondo ha creato dei cloni che vengono cresciuti e allevati con lo solo scopo di essere dei sacchi di organi, letteralmente, per le persone che appunto vivono nel mondo reale. Quindi vediamo le vicende di questi tre ragazzi in particolare in questo collegio in cui praticamente loro sono appunto destinati a subire delle operazioni per poter cedere gli organi ai loro originali, possiamo dire così, quindi persone che pagano per avere appunto questi organi a disposizione. Sì, non è una cosa particolarmente allegra in questo libro, però vabbè, è un libro di cui comunque sento parlare molto bene. Passiamo ora agli ultimi due libri, sono entrambi di Luca D'Andrea, La sostanza del male e Lissi. Io in realtà cercavo questo, però il venditore vendeva anche questo qui e quindi li ho presi insieme, dal momento che il set mi scontava ovviamente ulteriormente i libri, e questo venditore aveva un sacco di titoli interessanti. Tenete conto che nello stesso ordine ho preso tipo 5 libri. Uno di questi oltretutto è assolutamente delirante, ve ne parlerò meglio nel prossimo haul, ma praticamente vi dico solo che è la storia di un coniglio rosa che ammazza la gente. È una roba delirante, io come l'ho visto ho detto mio, ce lo devo prendere per forza, non ne ho mai sentito parlare da nessuna parte, vi farò sapere. Comunque, tornando ai nostri Einaudi, questi costavano uno 14 e l'altro 13,50.
ripeto, io cercavo lui, a quanto pare qua viene descritto addirittura come un po' Stephen King, cioè adesso qua ragioniamo, cioè prima di sbilanciarci così tanto, ecco, bisognerebbe ragionarci un po' di più secondo me, però oh, magari c'ha ragione. È la storia di un triplice omicidio irrisolto nella zona del Trentino Alto Adige, tra le sue montagne, e di un forestiero che arriva lì in vacanza con la sua famiglia e che si fa un po' ossessionare da questa vicenda, ecco. E invece in questo caso lì si parla di una donna che ha sposato un uomo e, insomma, per sottrarsi da una situazione un po' miserabile, ecco, e però dopo un po' la situazione cambia, quindi lei lo deruba di una cosa molto importante e lui metterà sulle sue tracce un uomo che lui chiama l'uomo di fiducia, un gelido e letale assassino, bello come un attore di Hollywood, che non si fermerà finché non avrà portato a termine il proprio compito. Sicuramente tra le due mi attira di più questo, però anche questo secondo me è interessante, anche se so che è più apprezzato questo qui. Però niente, insomma, erano due libri che comunque rientrano nelle mie corde. Quindi niente, io ho finito questo Lenaudi, anche se voi vedrete questo video nel momento in cui gli sconti sono ancora attivi, però io sono certa che non comprerò nient'altro, perché insomma ho dato abbastanza, direi. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere che cosa avete acquistato, se avete acquistato qualcosa con gli sconti Einaudi. Insomma, spero che non ne escano altri, perché sennò veramente vado in bancarotta. E noi ci vediamo al prossimo video e fino ad allora buona lettura a tutti. Ciao!